All in all, it was just a break in the wall. Gianni Colacione per Libre TV, oggi 4 maggio 2014, siamo ad Ostia, è una nuova puntata, diciamo, dell'epopea, tra virgolette, dell'incontro il lungo muro di Ostia, in compagnia del segretario, direi, dell'Associazione Radicali Roma, Paolo Izzo. Noi siamo costretti a essere qua, ormai ogni domenica, perché ogni volta che voltiamo le spalle ce ne fanno una. Come hanno fatto con l'Europa, e noi per questo abbiamo fatto un ricorso alla Commissione Europea, l'Europa aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese per la questione del demanio pubblico. L'Italia aveva assicurato che avrebbe risolto la situazione entro il 2015, mettendo a posto le leggi che governano le concessioni demaniali e prorogando quelle concessioni soltanto fino alla fine del 2015. Poi l'Europa ha chiuso la procedura di infrazione, quindi ha voltato le spalle e subito il nostro paese è riuscito a approfittare di quello e con la legge di stabilità ha prorogato le concessioni fino al 2020. Ora recentemente il municipio di Ostia, il 10° municipio, ha recepito questa direttiva nazionale e quindi di fatto le concessioni sono prorogate. Stessa cosa capita a noi, facciamo un esposto alla Procura della Repubblica, il giudice che ha in mano questo esposto convoca subito il municipio e dice: ma voi dovete fare qualcosa perché i radicali chiedono l'apertura dei varchi pubblici al mare. Intanto i varchi devono essere tutti aperti pubblicamente, anche quelli degli stabilimenti, però ci sono dei varchi come questo e noi siamo sempre di fronte a questo cancello perché questo è il simbolo ormai per noi qui a Piazza Ravennati del fatto che noi chiediamo l'apertura di questo cancello. Il municipio cosa risponde? Costruiremo due scale lì al pontile dove siamo andati, due scale che finirebbero direttamente sulla battigia, poi non si sa come le realizzeranno, ovviamente senza una rampa per disabili e tutto quanto, ma il problema è qual è? Che noi ci giriamo, diciamo beh, un piccolissimo risultato l'abbiamo ottenuto, la breccia di Ostia famosa che noi chiediamo da sempre, e invece che cosa succede? Arriva il progetto, viene approvato il progetto, costa 40.000 euro, il municipio dice: ma noi 40.000 euro non li abbiamo per realizzarlo, quindi vediamo il prossimo bilancio. Il prossimo bilancio intanto è a luglio e che cosa faranno? Intanto non è previsto nemmeno lì e dovranno fare un emendamento, tanto che i 5 Stelle hanno detto che chiederanno di mettere un emendamento al bilancio, però lo stesso è rinviato quando avevano assicurato al giudice e a noi e ai cittadini. Il municipio aveva assicurato che avrebbe aperto almeno due scale pubbliche, non lo faranno, se approveranno il bilancio semmai sarà per la prossima stagione, nel frattempo che cosa facciamo? Niente. Allora noi siamo di nuovo di fronte a questo cancello, perché questa è la soluzione più facile, apri questo, ne apri un altro di là, ne apri due alla rotonda, ne apri uno ogni tot metri per concedere l'accesso. E che ricordiamo già ci sono ma sono chiusi. Sono chiusi, sono stati sbarrati, sono state montate sopra altre cose, ci sono muretti nuovi, qua c'è una siepe, si vede benissimo, c'è il muretto per terra, il lucchetto, tra un po' elettrificheranno la rete come abbiamo detto per protezione. Il problema è che invece la questione Marino ha anche posto per l'apertura della stagione balneare, lui ha imposto che tutti i bagni abbiano un'insegna molto grande, molto evidente, scritta anche in inglese, in cui si dica ai turisti e alle persone che arrivano, ai cittadini, che l'ingresso è libero. Ovviamente finora non è stato così e quello è un altro successo che in qualche modo possiamo ascriverci, però il problema è che lo faranno? Allora noi verremo a monitorare anche questo, verremo a monitorare l'accesso ai disabili come viene fatto dai vari stabilimenti, ma soprattutto appunto continueremo a chiedere che l'accesso al mare sia per tutti e sempre, non soltanto quando sono aperti gli stabilimenti, quindi non soltanto negli orari che indicano gli stabilimenti e non soltanto nella stagione balneare, perché uno vuole passeggiare sull'acqua, vuole passeggiare a bordo dell'acqua e non può farlo. Ancora oggi ci sarà la questione che adesso che sono aperti gli stabilimenti, a una certa ora, quando è le 7 di sera, ci sarà l'annuncio al megafono che dice: i signori clienti, perché loro sono concessionari ma in realtà si comportano da proprietari, i signori clienti sono pregati di uscire dal mare, sono pregati di lasciare l'acqua, il mare chiude. Bene, quindi si prevede un'estate calda di battaglia, anzi di lotta e di proposta per l'Associazione Radicale Radicali Roma. Sì, noi siamo partiti con questo esposto per infrazione contro la direttiva Bolkestein in Europa.
partiremo in un nuovo esposto non appena troveremo l'aggancio sulla questione dei disabili, perché anche questa è una questione che è proprio completamente accantonata. Fanno tanti proclami quando si tratta di disabili, ma poi quando un disabile vuole accedere almeno alla spiaggia, non all'acqua, ma alla spiaggia, non può farlo perché ci sono mille impedimenti. Di questo ci occuperemo, ma soprattutto noi cercheremo di smantellare questo lungomuro. Continuiamo a dire che in altre città, ma soprattutto in altri paesi, il lungomare è sempre accessibile, e se ci sono degli stabilimenti che hanno in concessione determinate strutture, quelle strutture devono essere rimosse alla fine della stagione. Se non si comportano così, ma è successo di recente a Mondello, dove non riescono a mantenere questo ritmo, per cui le strutture non sono mobili e non perdono la concessione le persone che si sono occupate. E così deve essere. La direttiva Bolkestein chiede proprio anche questo, la concorrenza. La concorrenza ti fa in modo che tu, se non rispetti determinate regole, vieni sorpassato da qualcuno che lo sa fare, e quindi hai sempre questa spada di Damocle della fine del termine della concessione per metterti in regola e per dire: anche io ho il diritto di avere questa concessione, e poi vinca il migliore, come se in qualunque concorrenza leale e trasparente soprattutto. Quindi noi abbattiamo il lungomuro sia in senso materiale, vorremmo, sia in senso figurato, ovviamente metaforico. Grazie a Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma.